Buongiorno a tutti, sono Aldo Cibic, sono qui a Shanghai, sono contento di partecipare al Tiguglio Design District, un grande e caro saluto a tutti. Ma devo dire che sono una persona fortunata, io sono un autodidatta che ha avuto la fortuna di incontrare a 22 anni per caso Ettore Sozzas, grande maestro del design, che mi ha preso a lavorare con lui senza un curriculum, che nell'80 ci ha fatti in tre di noi suoi soci alla pari, fondando la Sozzas Associati. L'anno successivo, nell'81, si fondava Memphis, di cui eravamo tutti soci, e per cui da lì è successo di tutto e di più. E i primi miei progetti sono stati proprio i mobili per la Memphis. Avevamo questo piccolo studio che nei tempi è diventato un grosso studio. Nell'89 ho sentito il bisogno di esprimere quello che avevo in testa io. Ho lasciato il mio maestro, ho cominciato un'attività che continuava quella di prima, per cui design, architettura, interni, ma insieme ho attaccato quella che è, diciamo, il lavoro di ricerca, perché avevo cominciato a insegnare il master della Domus Academy e lì ho cominciato quello che è il design dei servizi, per cui non più l'oggetto soltanto o l'architettura, ma l'idea di quali sono le attività nuove che si possono inventare e che possono creare, ispirare nuovi modelli economici e delle dinamiche sociali interessanti. Alla fine degli anni 90, oltre a quello che era il mio lavoro di studio degli interni, l'architettura e il design, ho accelerato molto su due tematiche. Una è quella del design dei servizi, e cioè quello che poi sarebbe diventato come business Uber o Airbnb, cioè di inventare nuovi lavori, nuove formule, cioè il design come attore che si può muovere a tutto campo per inventare nuove economie o nuove microeconomie. E dall'altra il lavorare su quelle che erano, da una parte, le suburbie, cioè di come aumentare la qualità di vita nella suburbia, e dall'altra l'intuizione era stata come pensare alla campagna come nuova dimensione di vita, cioè cosa può rappresentare la campagna delle comunità che vanno a vivere in campagna, che specialmente adesso con il Covid è una cosa che tutto sommato è abbastanza esplosa. Questo si concretizza con una biennale del 2004 dove presentavo tutti e due i progetti. Quello urbanistico si chiamava Micro Realities e aveva come sottotitolo: sono le azioni delle persone che generano i luoghi e non viceversa. Per cui, diciamo, un atteggiamento rispetto all'architettura critico, pensando che di fatto è la vita che tu riesci a generare la qualità e non l'opera architettonica in sé per sé. In questo periodo ho un doppio lavoro, perché da una parte lavoro la sera per i lavori in Europa, perché sto facendo delle ville in Grecia, una casa a Londra, degli uffici per una grossa società di moda ed altre cose. Il motivo per cui sono venuto a Shanghai è principalmente su due topics, che è rigenerazione urbana e creazione di nuove comunità nelle campagne. Sono venuto qui perché credo che sia un posto in cui questo tipo di progetti avvengono più facilmente, cioè ci sono più opportunità. Shanghai è una città molto grande e c'è una grande volontà sia per la rigenerazione urbana, per cui quello che stiamo facendo è una strada vicino a dove sono qui adesso, che insieme alla scuola, io insegno alla Tongji University College di Design Innovation, sono professore lì, e questo progetto è stato lanciato dalla scuola per
creare nuova vitalità in quartieri abitati prevalentemente da anziani. Il secondo progetto di generazione sarà a 200 metri da qui, che è la grande strada che costeggia l'università, dove anche lì verrà creato tutto un sistema di una nuova vita, sia dal punto di vista commerciale, che dal punto di vista culturale, che dal punto di vista abitativo. Vivo in un appartamento in un quartiere popolare e la cosa che mi ha colpito proprio qualche giorno fa è che, siccome è diventato una sorta di manifesto di un approccio a questo tipo di quartieri, il comune ha espresso il desiderio di realizzare una settantina di appartamenti di questo tipo per gli stranieri o per i cinesi che rientrano, per avere delle case molto carine nei quartieri che tutto sommato sono un po' scassati. Nella campagna invece stiamo lavorando a un progetto non lontano da Shanghai, dove ci sarà da una parte l'agricoltura e il paesaggio, dall'altra il design come nuovo motore di futuro rispetto sia da una parte all'agricoltura che dalla parte alle tecnologie che saranno utili per la nostra sopravvivenza. Trovo molto interessante questa vostra idea della settimana del design del Tigullio, in quanto se uno pensa a tutte le cose che hanno a che fare col mare, con la costa, con il paesaggio all'interno, e se pensiamo che tante sono cose o sono progetti, io credo che quello che di cui dobbiamo essere consapevoli oggi è che tutto quello che noi andiamo a produrre, qualsiasi cosa noi andiamo a produrre, dobbiamo prendersi la responsabilità che non diventi un problema per l'ambiente, che non diventi un problema che produce in qualche modo e contribuisce al riscaldamento globale, all'inquinamento, al consumare troppa energia, al sapere che non è riciclabile. Per cui trovo che sia uno dei momenti più affascinanti per i designer, ma per tutte le discipline che stanno intorno, per una chiamata a tutti quanti a mettersi insieme per inventarsi tutte le cose che ci servono per il nostro futuro, concepite in modo tale da non essere un disturbo per noi, per le generazioni che a venire. E quello proprio che mi affascina in questo momento, proprio di mappare, proprio per un desiderio personale di andare a mappare prodotto per prodotto, area per area, dall'energia al riciclo, ai nuovi materiali che appunto che non sono inquinanti, al capire chi sono le persone che ci possono aiutare a livello, diciamo, dagli ambientalisti ai fisici, agli scienziati, al modo, alle abitudini, al fatto di come noi viviamo l'ambiente, come viviamo tutti i giorni. Per cui l'idea che questa cosa parta da voi e che parta dall'ambiente del mare è interessante, perché in qualche modo può diventare un manifesto significativo di un modo nuovo e che guarda al domani del design. Trovo l'idea della settimana del design del Tigullio molto affascinante, perché di primo acchito uno pensa alle barche, pensa a tutto quello che è il lifestyle, diciamo, abbastanza ricco del mare, ma invece esistono delle realtà che sono le spiagge, che sono quello che è l'inquinamento del mare, quello che da voi succede perché avete la città che ha strapiombo sul mare. Cioè, ricominciare pensando a tutto quello che si fa in funzione del fatto che non deve in nessun modo disturbare l'ambiente, non deve essere produttore di riscaldamento globale, di inquinamento, di esagerato consumo di energia. Per cui
Quello che mi affascina e che sto facendo personalmente è proprio di andare a mappare tutto quello che ci serve, le nostre abitudini da una parte, poi chi sono le persone che ci possono aiutare a capire meglio questo, chi ci può aiutare a scoprire nuovi materiali o chi ci può raccontare cosa si può fare con quali modelli di energia sono più interessanti o dove il riciclo ha senso e in che modo e dove non ha senso. Per cui credo che questo possa gettare le basi per pensare al futuro in un modo più responsabile per noi e per le generazioni a venire. Quindi faccio un saluto al Tigullio Design District, spero di poterci essere di persona quanto prima e l'augurio è ai giovani, che io credo che siano bravissimi e che sono loro che devono prendersi, sobbarcarsi questo fardello e capire come possiamo inventarci dei nuovi modi di vivere.